Sono Ivana Cavazzini, ho 51 anni, sono sindaco di Drizzona. Ho lavorato per 22 anni come fisioterapista e da 8 anni sono in aspettativa non retribuita perché la mia famiglia, che è una famiglia importante, sono sposata e ho 4 figli, ha fatto sì che rendesse incompatibile lavoro, incarico amministrativo e famiglia. Pertanto dal 2004 opero per la mia comunità e per il mio territorio. Dal 2009 poi ho assunto anche l'incarico come presidente del Dipartimento Piccoli Comuni di ANCI Lombardia e quindi ho seguito attraverso i canali regionali tutte le questioni, in nome per conto di ANCI Lombardia, tutte le questioni dei piccoli comuni. Perché si è messo in lista? Mi sono candidata perché mi è stato chiesto. Ho deciso di accettare la candidatura che il Circolo di Piadena, mi ha proposto perché ho pensato, dopo lunga riflessione, che potessi essere utile, che l'esperienza che mi sono fatta in questi anni e l'affrontare quotidianamente i problemi dei nostri cittadini, delle nostre comunità, delle nostre imprese, mi ha consentito di apprendere tanto e di imparare, concretamente a fare tanto e questo lo metto a disposizione per le nostre comunità anche a livello regionale. Quindi lei è impegnata perché vinca Ambrosoli. Certamente, perché il progetto di Ambrosoli è un progetto assolutamente da condividere, è un progetto per una Lombardia nuova, per una Lombardia che volta pagina e io assolutamente, attraverso ovviamente il mio partito, lo condivido e lo sostengo. Quindi lei è in lista per il Partito Democratico. E quali sono i suoi punti programmatici fondamentali, principali, nel momento in cui la Cremona andrà a rappresentare tutto il territorio in Lombardia? Direi che sostanzialmente sono tre. Il primo è il nostro territorio, la nostra provincia, le nostre comunità, i nostri comuni che conosco bene e riportarli in Lombardia, riportarli a contare in Lombardia, rilanciando il territorio, le nostre eccellenze, le nostre peculiarità, il nostro ambiente tanto bello e così poco conosciuto. La seconda cosa è questo modello, questa eccellenza lombarda che Formigoni ci ha sempre venduto, che dal mio punto di vista va ribaltato. Dobbiamo riporre al centro i cittadini, le comunità e fare tutta una serie di sistemi, che sia l'assistenza, quello che viene chiamato lo stato sociale, il welfare, piuttosto che la sanità, piuttosto che l'istruzione, ripartendo dal basso, riponendo al centro la persona che non deve essere più lasciata sola. Regione Lombardia ha trasformato i cittadini in fruitori di benefit, gli è stato monetizzato il sostegno. Ecco, noi crediamo che il sostegno non sia monetizzabile, è la costruzione di una serie di interventi a sostegno di una persona che non è sola, ma che vive in un contesto. Su questo credo ci sia veramente un grande lavoro da fare. Il terzo punto è il tema degli enti locali, delle autonomie locali, tema che ho seguito per tanto tempo attraverso ANCI. Abbiamo bisogno di riforme, i piccoli comuni sono in attesa di grandi riforme e su questo avrei molte cose da dire. Ecco, quali sono le critiche più forti che ritiene di fare alla gestione di Formigoni? Beh, intanto il tema della legalità. Formigoni è crollato sul peso degli scandali e della corruzione che ha connotato il suo mandato. L'altro è il tema appunto del modello lombardo, un modello che è stato costruito sul costruire un rapporto diretto regione-cittadino, scavalcando gli enti intermedi che invece sono i più vicini ai cittadini e trasformando appunto questo rapporto quasi in una forma clientelare, no? Di relazione tra il cittadino e la regione stessa. Però io ricordo che questo modo di lavorare è quello che ha permesso di dare tutta una serie di voucherizzazioni, piuttosto che il sistema dote, ad una serie di realtà che i comuni conoscono e sulle quali invece andava fatto un controllo diverso. Ricordo per esempio che sulla dote scuola il grande tema è
bisogna seguire, essere certi che i soldi vengano spesi bene. Noi abbiamo visto che invece è spesso, proprio per la fragilità delle famiglie che vengono coinvolte in questi percorsi, questi soldi vengono spesi magari alle macchinette piuttosto che con l'alcol, e questo sicuramente è un grosso rimprovero che facciamo a Formigoni. Il soggetto non è un soggetto individuale, è una persona che vive in un contesto, in una famiglia, e noi su questo dobbiamo poter operare. Ecco, e verso Maroni che critiche si sente di fare? Beh, Maroni è stato colluso con questo tipo di governo. Maroni si presenta oggi con un volto ripulito, ma Maroni per 17 anni è stato alleato di Formigoni e ha sottoscritto ogni norma che il governatore Formigoni ha approvato. Per cui oggi si presenta come la novità, come il rinnovamento, come la nuova politica, ma in realtà è esattamente quello che è stato fino ad oggi. Rappresenta ciò che Regione Lombardia è diventata oggi: malcostume, corruzione e cattiva gestione. Quindi per votare lei gli elettori cosa devono fare? Bisogna votare PD a sostegno del governatore, del candidato presidente Umberto Ambrosoli. Dobbiamo credere in questo grande progetto di rinnovamento che ci permetterà di avere una Lombardia nuova, una Lombardia più forte e più carica di speranza per i nostri cittadini, ma soprattutto per le nostre imprese. Le nostre imprese hanno la necessità di politiche, di lavoro, di sostegno. Il nostro territorio ha bisogno di porsi e di aprirsi al mondo, alla Lombardia, all'Europa. Con il governo Ambrosoli sono certo che questo progetto di Lombardia Nuova non potrà che farci del bene. Pertanto votate PD, votate per il presidente Ambrosoli, e se ritenete che possa essere uno tra i tre candidati, che sono tre persone assolutamente stimabili, concrete e capaci, se pensate che io possa rappresentarvi bene in Regione Lombardia, votate Ivana Cavazzini, datemi la preferenza.